Buongiorno cari amici, benvenuti alla 55esima puntata di Tra me e te. Finalmente è spuntato sole pomeriggio dopo tanta pioggia e tanta acqua. Allora, prima dell'ospite, vi dico due o tre cosine del weekend. Domenica ci sarà il quarto campus della Protezione Civile alla tensostruttura di Magenta con tanto di esercitazioni. Per cui ci sono i bambini a cui piacciono queste cose, se volete, domenica andate lì. A Cuggiono ci sarà la sfilata delle Ferrari, per chi vorrà li faranno fare anche in un circuito chiuso la prova in macchina, quindi io questa cosa l'avevo fatta a Maranello, questa cosa, invece qui adesso la fanno a Cuggiono. Se... Organizzata dal Museo Civico. Ecco, organizzata dai nostri amici del Museo Civico. Poi un'altra roba che vi racconto, che indirettamente anche un po' alla lunga... Sul tema che faremo oggi pomeriggio, è che è nata da poco a Magenta un bel gruppo di persone libere che si chiamano Librando Bevendo, che inizieranno a organizzare delle sessioni di lettura. La prima sarà sabato 26 maggio. Adesso leggo e poi vi faccio vedere la locandina. Dal titolo Libri liberi per liberi lettori. Ci sarà la mattina la mostra di libri e al pomeriggio alle ore 16 la maratona di lettura, nel senso che ci saranno un po' di persone che si intervalleranno leggendo dei pezzi di libri fuori dalla biblioteca del comune di Magenta, sotto al bellissimo gelso che rappresenta il nostro territorio, ok? E in più, alla fine dell'evento, ci sarà un aperitivo gentilmente offerto dalla Cascina Bullona. Vi faccio vedere la locandina, eccola qui, così la vedete bene, ok? È un bellissimo evento, è il primo che faranno. E li ho già cooptati per venire a fare una puntata qui da noi. Mi sembra una cosa molto carina. Sono appena nati e quindi sabato 26 andiamo, così li incoraggiamo. Okay? Allora, l'ospite di oggi pomeriggio è Irene Bertoglio, che è grafologa e educatrice della scrittura. Benvenuta, Grazie Irene. Francesco. Allora, Irene, la domanda di rito per noi che siamo poveri, poveretti. Come Allora, chi è e cosa fa la grafologa? Ok, allora intanto ti dico che la grafologia è veramente un mondo molto affascinante, poliedrico, per cui si aprono tantissime finestre su questo campo. Ti posso dire un pochino che cosa faccio io, perché effettivamente con la grafologia ci sono moltissime applicazioni professionali. Per cui di fatto la grafologia nasce come scienza che studia la personalità, per cui a partire dalla scrittura riusciamo a risalire proprio alla personalità dello scrivente. E questo serve per conoscerci maggiormente e permettere anche di conoscere le altre persone. Quindi diciamo che è un supporto alle scienze umane per scrutare un pochino di più l'animo delle persone, ecco. Poi io mi sono proprio appassionata tanto a questa disciplina. Per cui mi sono specializzata in due rami che sono molto differenti in realtà, però appunto questo discorso rende ancora più entusiasmante e appassionante la professione proprio perché si può passare da una cosa all'altra, almeno personalmente è molto bello. E una è la perizia grafico-giudiziaria, quindi significa aiutare la giustizia nello scoprire la verità, per cui scoprire i falsi, i testamenti, se una sottoscrizione è stata scritta per risalire alla fonte grafomotoria, no? Per cui capire chi ha scritto questa determinata cosa. E qui mi vedi proprio con la lente di ingrandimento, per cui è un lavoro assolutamente un po' individuale, lasciando perdere tutto il discorso poi del tribunale, chiaramente. E poi invece l'altro campo è quello appunto che dicevi tu sulla educazione del gesto grafico e la rieducazione, per cui da una parte la prevenzione della disgrafia, per cui tutte quelle che sono le attività magari fatte in collaborazione con le scuole, e il recupero invece della disgrafia che invece svolgo in studio privato con quei bambini che hanno già difficoltà di scrittura. E poi comunque con la grafologia si fanno tante altre cose, nel senso che per esempio un aiuto può essere l'orientamento scolastico, l'orientamento professionale, per cui
i ragazzi, ma anche comunque gli adulti che magari vogliono capire ancora meglio loro stessi, si può fare un'analisi grafologica finalizzata proprio per far comprendere quelle che sono le potenzialità della persona e magari riuscirla a collocare in un percorso di studi piuttosto che in una tipologia di lavoro adatta a loro, e tra l'altro senza l'ansia da prestazione che comporta magari un altro tipo di test, no? Dove comunque è richiesta una prestazione particolare, perché basta avere un foglio scritto per tirare fuori un po' tutto questo discorso. Poi mi viene in mente anche la prevenzione del disagio. Per cui, non so, io ad esempio lavoro in uno studio con psicoterapeuti e una cosa utile che possiamo fare come grafologi è quella di consegnare allo psicoterapeuta l'analisi grafologica del proprio paziente, e lui ha già praticamente un piccolo screening, chiamiamolo così, diciamo, una presentazione della persona che arriva da lui per poi poter fare una terapia più mirata, avendo davanti comunque dei dati obiettivi, perché sappiamo che il paziente poi racconta quello che vuole lui, ecco. Questo un po' per fare un quadro, poi dimmi tu su cosa vuoi che... perché è un mondo molto vasto. Materia potremmo stare qua fino a giorni stasera. E giorni. Senti Irene, grafologi si nasce o si diventa? Allora io ti posso parlare per me, nel senso che io adoro, sempre adorato la scrittura, mi ricordo quando ero piccolina ancora non sapevo scrivere, dettavo a mio papà storie da scrivere al posto mio, per cui ho avuto sempre dentro questa passione, per cui non lo so, nel senso che dipende poi da persona a persona, e io ho visto che ho intrapreso questa strada e vado convintamente. Ma secondo te bisogna avere anche un certo tipo di personalità per sì. avvicinarsi a questa materia? Io personalmente credo di sì, nel senso che delle, diciamo, una certa curiosità per l'umano e il fatto di voler approfondire comunque quello che è l'altro, andando oltre le apparenze, credo che sia il prerequisito fondamentale, diciamo, perché lo studio grafologico, comunque, per fare un'analisi devi fare uno studio di 8 ore e voler andare a fondo e capire anche determinate dinamiche, per cui questo sicuramente, ecco. Senti Irene, a me quando ci siamo sentiti mi è piaciuta molto questa definizione di educatrice della scrittura. Io so che comunque per te è diventato anche proprio un obiettivo a livello culturale. Certo. Ci spieghi in sintesi quello che stai facendo da questo punto di vista? Sì. Allora, infatti è proprio un punto che mi sta a cuore moltissimo, perché è, diciamo, ribadire l'importanza della scrittura manuale, soprattutto corsiva, che oggi si sta perdendo. Di fatto io lavoro tantissimo con i bimbi disgrafici, ma comunque anche se non vogliamo chiamarli disgrafici, possiamo dire con i bimbi che hanno difficoltà di scrittura, e questi bambini sono anche un po' sofferenti, la maggior parte dei bambini hanno anche l'umore a terra, cioè lo vedi che sono demotivati, perché scrittura e autostima vanno di pari passo. E quindi dico, caspita, ma come mai tutte queste difficoltà di scrittura? Per cui quello che sto cercando di fare è portare avanti dei progetti di prevenzione nelle scuole. Oggi come oggi non sono più solo i grafologi a dire dell'importanza della scrittura mano corsiva, per fortuna ci sono proprio degli studi di neuroscienze, a partire dal 2013 ad oggi vi è veramente una fioritura di questi studi, se vuoi te ne cito qualcuno. Sì. Che dicono che fondamentalmente la scrittura a mano è fondamentale per lo sviluppo cognitivo e per l'apprendimento. Per esempio, lo studio dell'Università di Washington dice che la scrittura a mano attiva parti del cervello più profonde rispetto all'uso della tastiera e quindi rende molto più efficace l'apprendimento. I bambini che scrivono a mano leggono più velocemente, esprimono più idee, quindi si arricchiscono proprio dal punto di vista linguistico e mentale. Un altro studio dell'Università della California, gli studenti universitari imparano meglio quando prendono appunti a mano rispetto a quando scrivono sempre sulla tastiera del computer. E questo perché? Perché comunque andando scrivendo a mano dobbiamo andare più lentamente, e quindi di fatto mentre quando scriviamo con la tastiera siamo molto veloci e rischiamo di copiare pedissequamente quello che sentiamo. Invece il fatto di dover scrivere a mano andando più lentamente mi permette di fare una selezione razionale di quello che sto ascoltando, e quindi ovviamente c'è un moto mentale maggiore. E poi ti cito anche questo, che è uno studio dell'Università della Columbia Britannica che è stato fatto con neuroimaging, quindi si vedono proprio le zone del cervello che si attivano. Mentre la scrittura di un testo con il tablet o in stampatello attiva solo l'emisfero sinistro del cervello,
il corsivo attiva anche l'emisfero destro, cioè praticamente qui si sta anche facendo una differenziazione tra la scrittura corsiva e lo stampato. Questo vuol dire che ci guadagna l'emotività. Se pensiamo di avere davanti una classe di, non so, della scuola primaria, per cui 5 anni di classe elementare, se noi facciamo scrivere questi bambini con lo stampato o con lo script, che per intenderci è la scrittura del libro, piuttosto che con il corsivo, abbiamo un risultato differente dal punto di vista della serenità emotiva dei miei bambini. Quindi credo che la cosa importante da dire è che il discorso della scrittura non è un semplice discorso, un mero discorso tecnico, ma c'è dietro veramente tutto un mondo. E io vado avanti, se non mi blocchi. Sono qua tutti interessati. No, perché io sto qua 10 giorni. Tra l'altro l'Irene si è portata anche il pubblico. Mia amica. No, nel senso che la riflessione che un po' stiamo facendo in questo periodo è che si stanno nascendo due diverse forme di pensiero. Ovviamente parliamo dei bambini. Se noi non permettiamo ai bambini di imparare a scrivere a mano e scrivere in corsivo, non gli permettiamo di sviluppare la propria mente con tutte le potenzialità che ha. Perché quando noi scriviamo in corsivo, in poche parole dobbiamo unire, dobbiamo imparare l'abilità di unire le letterine una con l'altra. E questo esprime proprio l'associazione, la capacità associativa sul piano del pensiero. Quindi il mio pensiero sarà lineare, sarà un pensiero logico, deduttivo, personale. Con lo stampato, se tu ci pensi, lo stampatello, oltre a staccare tra una lettera e l'altra, stacca anche all'interno della lettera stessa, per cui segmenta proprio il pensiero di fatto e si crea un pensiero cosiddetto ad impulsi. Per cui è veramente un tema interessante. Questo non vuol dire che dobbiamo demonizzare la tecnologia, non è il nostro obiettivo nella maniera più assoluta, stiamo utilizzando dei metodi tecnologici, però lo sviluppo massiccio, l'utilizzo massiccio della tecnologia va un po' in questo periodo a sostituire quella che deve essere invece un'abilità fondamentale, perché su questa abilità di scrittura si sviluppano tutta un'altra serie di abilità. È un po' come dire: ti do la calcolatrice a te che sei un bambino di prima elementare, non ti insegno a fare non ti insegno le tabelline. Per cui fondamentalmente stiamo togliendo un po' questo. Non va bene, e questo, insomma, siamo qua per denunciare questa cosa, per cui ecco, è importante sensibilizzare, credo, su questi temi. Tant'è che ti ho portato anche il volantino della campagna per la scrittura a mano, perché stiamo dicendo che è un diritto quello del bambino di imparare a scrivere a mano, e questa campagna è stata promossa dall'Istituto Grafologico Internazionale Moretti e ha l'obiettivo proprio di promuovere il diritto delle generazioni future all'apprendimento e all'esercizio della scrittura manuale corsiva, per cui per dire stiamo, perché in Finlandia per esempio hanno abolito l'insegnamento del corsivo, per cui questi bambini non hanno più la possibilità di imparare il corsivo con tutto quello che ne consegue, insomma. Senti, bene, ci hai esposto tante cose. Sì. Adesso all'elementare, che tu sappia, come funziona, qual è la sensibilità delle maestre su questo tema? Allora, oggi come oggi è un tema molto sentito. Purtroppo diciamo che in Italia non c'è un programma, un'indicazione unica da parte del Ministero della Pubblica Istruzione sul metodo da utilizzare per insegnare a scrivere. Per cui in Italia la situazione è questa, che ogni persona, ogni docente decide che carattere insegnare all'inizio, se insegnare 4 caratteri insieme, se insegnarne uno per volta, utilizzare un certo alfabetiere piuttosto che un altro, e quindi c'è molta confusione. Di fatto la situazione in Italia è che molto spesso i bambini devono copiare dalla lavagna delle parole intere in corsivo senza avere dei riferimenti, e questo è il vero problema. Cioè, noi dovremmo comunque recuperare, almeno quello che stiamo cercando di fare anche di portando avanti dei corsi di aggiornamento su una didattica graduale, semplice sul corsivo, è quello di accompagnare il bambino a imparare a scrivere in maniera assolutamente ludica. Non vuol dire tornare alla calligrafia di un tempo dove era molto rigido il discorso, ma anzi far vivere questo apprendimento al bambino come un gioco, come un discorso assolutamente ludico, si fanno le forme nell'aria, anzi poi ti faccio vedere qualcosa che ti uso come cavia. E soprattutto il concetto importante è dare un giusto tempo al bambino per l'apprendimento della scrittura. Cioè, nel programma viene detto che noi abbiamo fino alla fine della seconda elementare per insegnare al bambino a leggere, a scrivere e fare di conto.
Oggi c'è una fretta sociale, almeno questa è l'impressione che ho avuto io vedendo i bambini che mi arrivano in studio, le difficoltà che hanno, che molto spesso queste difficoltà sarebbero assolutamente evitabili, dando uno spazio maggiore alla didattica del gesto grafico che oggi è stata spazzata praticamente via, non confondendo i bambini subito con i quattro caratteri, ma appunto, come dicevo, accompagnando i bambini a capire bene quelle che sono le regole della scrittura, in maniera simpatica, in maniera motivante, incoraggiante per il bambino, per far sì che poi, il bambino vada tranquillo senza incappare in problemi e poi dover andare dalla grafologa per fare un lavoro che sicuramente è più impegnativo, ecco. Le insegnanti sono pronte a sostenere È una tutto. domanda cattiva questa. Sono fatta apposta. No, e allora diciamo che, ripeto, essendo che manca proprio una direttiva dall'alto, si trovano anche loro in una È situazione. soggettivo? Diventa Diventa soggettivo. soggettivo, diventa Però è soggettivo. È pericoloso. certo che lo è, perché poi questo è il risultato. Tutti questi, a me non manca il lavoro, nel senso che i bambini disgrafici sono sempre di più e tanti non scoprono che c'è la rieducazione alla scrittura, per cui si portano avanti la targhetta di disgrafico e lo stigma a vita. Cito sempre il caso di questo ragazzo di 21 anni che è arrivato in studio da me qualche tempo fa, che mi ha scritto una lettera che mi ha permesso poi di pubblicare, per questo cito anche il nome Marco Pedroli, carinissimo, che è stato penalizzato nei voti. Lui mi scriveva in questa lettera: guarda, io sono sempre stato penalizzato nei voti, ho sempre avuto problemi di scrittura, nessuno mai comprendeva quello che io scrivevo, volevo fare il cameriere, non mi facevano prendere l'ordine perché non comprendevano quello che io scrivevo, finché un giorno la mamma, andando a fare una seduta da naturopata del nostro studio, scopre che esiste la rieducatrice della scrittura, lui prende contatto, essendo un ragazzo grande, non avendo grandi difficoltà, essendo motivato, ha risolto in poche sedute e dice: insomma, saperlo prima, uno, se non avesse avuto delle difficoltà, perché poi di fatto erano questioni di impostazione di didattica, due, se avessi saputo che c'era la possibilità di riabilitare un discorso del genere, non avrei fatto tutta la fatica che ho fatto. Senti, Irene, l'hai già citata. Che cos'è esattamente la disgrafia? Sì, allora la disgrafia è una difficoltà proprio a vergare delle forme e quindi a scrivere in maniera naturale, soprattutto in corsivo, per cui rientra in quelli che sono chiamati oggi disturbi di apprendimento, compresa la dislessia, la discalculia e la disortografia. E quindi è anche, se vogliamo, un po' una targhetta, uno stigma che mettiamo sul bambino. Di fatto, credo che l'importante è capire che c'è una difficoltà e che va sistemata. Poi, ecco, dire disgrafia, secondo me, è Non è una cosa. un po'. Non è una malattia, non è una Infatti. patologia, non è nulla di tutto questo. Purtroppo, però, Bravissima. in Italia molto spesso c'è invece questo. Una cosa risolvibilissima. Allora, poi dipende dai casi, nel senso che se io sono disgrafico e sono un bambino che ha difficoltà emotive, sono iperattivo, ho mille altre questioni insieme, allora li valutiamo. Nella maggior parte dei casi la disgrafia dipende da una difficoltà manuale, non ho manipolato a sufficienza, non ho fatto giochi motori, non ho sviluppato la motricità fine e quindi ho imparato le letterine al contrario, ho un'impugnatura scorretta. Se vuoi ti faccio vedere che ti ho portato una matita triangolare, ti posso far vedere un giochino per insegnare la corretta Ma impugnatura. poi li facciamo i giochini. È vero che, A me infatti, piacciono i giochini. anche Ma è le giusto docenti. anche per te. Sì, Anche le docenti poi si divertono, perché non è che dobbiamo più rimetterci come al tempo, con un'impostazione molto autoritaria a fare degli esercizi pedanti per imparare l'impugnatura. Tu scrivi con la destra? Ok, allora devi mettere la. iniziamo Eh sì, subito? certo, così ti alleni Com'è? direttamente anche tu. Allora, questo giochino per capire l'impugnatura funziona così: si appoggia la matita con la punta verso la mano scrivente. Non lo Poi fai? faccio così, Non lo fai? così. Sì, bravo. Poi fai questa che si chiama pinza, possiamo dire al bambino chip chip, piuttosto che ok, quello che vuoi, e andiamo giù vicino alla punta ma non troppo. Vai, gru. Poi questo è il passaggio, il medio viene dalla parte del pollice, dall'alto, da qui, vieni indietro, bravo, spinge la matita, si alza il passaggio a livello e sei rimasto dall'altra parte, devi Cioè, spingere la questa punta. spinge, Spinge, questo tiro rifallo molto. così, guarda, pollice indice, gru, il medio spinge l'asticella del passaggio a livello, la matita si mette a nanna sulla mano, perché poi un altro errore è quello di fare questo, per esempio. Tu come impugni? Io così, non Col così, medio, sì. ai ai, allora bisogna rieducare. E Beh, in vado a questo modo però correre. è automatico, vedi?
E però non me l'ha mai detta nessuna Visto, maestra, siamo questa qua. E roba adesso qua. lo puoi fare, però ti puoi esercitare in E questa voi maniera. lo fate tutti come lo sto facendo lei? Così fate? Allora, da Ah. una certa età in poi probabilmente le impugnature diventano questa, perché ci sono anche Questa è bambini. veramente No, no, da. credimi, credimi, credimi. Ma e se ci sono Questa è da. docenti che ci stanno Questa qua è da ascoltando? bienati, questa. Dopo guardiamo anche lui, che ci sta guardando malissimo. Bravo, allora rifai. Il medio spinge e voilà. E appoggi, perfetto. È importante l'appoggio, come di solito diciamo che c'è un cuscinetto qua e la matita si fa la nanna, perché questa, scusami, lo faccio io, con le dita Nanna. corrette posso però tenere in verticale lo strumento grafico e non va bene, perché anche in questo caso faccio dei gesti che non sono curvi. Invece la matita fa la nanna sulla manina e ovviamente questo permette di non affaticare la mano. Questo per dire che l'impugnatura corretta è importantissimo può sembrare una banalità, ma in realtà si può insegnare l'impugnatura corretta già alla scuola dell'infanzia, anzi le insegnanti della primaria ci ringrazieranno a vita, perché comunque già in prima elementare andare a rieducare una scrittura singolarmente difficile, ovviamente con dei giochini molto semplici con i bambini di 4 anni, però dobbiamo correggere le corrette impugnature. Ti posso Adesso non dormo la notte. Adesso ti devi impegnare. Ti faccio anche il discorso del polso, posso? Facciamo pure il Ormai polso, cavia. visto che qua No, è per dire devo. che, è per dire che queste sono cose fondamentali, perché la scrittura non è semplicemente ti insegno le lettere, che poi bisogna vedere come le insegno le lettere, però è anche impostare tutte queste cose che sono fondamentali. Allora, un'altra cosa fondamentale che dobbiamo dire al bambino è la posizione del polso. Con questa freccina, con il trucca bimbi, che poi quando lavi le mani col sapone viene via, fai vedere. Ecco, stiamo Ecco. spiegando, no, guarda, fai così. Allora, praticamente facciamo finta che tu debba scrivere su questo rigo immaginario, la tua mano non deve fare questo. Tac, vedi che la freccina così si piega? Così vuol dire che stai piegando il polso, mentre il polso deve stare dritto. Sempre Cioè, dritto. sì, sempre dritto, devi scrivere così. Per cui cosa vuol dire? Che facendo questa freccina al bambino, lui vede subito, perché se piega il polso in maniera scorretta, vede subito l'errore e tac, tira su. Per cui per dirti che puoi abbassare, che non c'è bisogno di tornare a insomma, degli insegnamenti, però sono cose che vanno Insegnamento dette. corretto, Insegnamento l'unica cosa che è sbagliato è lasciarglielo indelebile. corretto. Ah, ecco. Senti Rene, ma poi nella scrittura su carta normale, Sì. questa freccia dove deve No, allora, questa freccia ti serve per capire, allora facciamo finta che tu debba scrivere su questo rigo, andare? Sì. praticamente questa è la posizione del tuo polso, tu devi scivolare in questo modo verso destra, prova, per cui non devi fare questa cosa qua, ok? Deve Quindi essere vai sempre così. così, Avete dritta e procedi verso destra. visto? È interessante sta ora. La freccia è sempre così. Sono Okay. dei Io trucchettini. avevo un compagno di classe che scriveva così. Ecco. Scriveva. Ma ce ne sono tantissimi, perché poi dopo sono disgrafici, magari sono disgrafici proprio perché non hanno scrivono così, e per forza se scrivo così, oltre ad avere dei danni poi dal punto di vista della salute e quant'altro, magari è disgrafico semplicemente per quello. Per cui tante Sì, volte a poi bisogna però volte. in quarta elementare, in quinta alle medie, dire guarda, fai questo esercizio, e quindi reimpostare un qualche cosa che però io ho cronicizzato, assimilato, e quindi di fatto faccio poi un po' fatica, meglio impostare Tanta, prima. brava. Senti, la tecnologia ci fa perdere l'uso della scrittura? Sì, come dicevo prima, è l'uso massiccio che facciamo della tecnologia, per cui ripeto, noi non siamo contrari alla tecnologia in toto, bisogna usare buon senso, per cui diciamo, utilizziamo gli strumenti tecnologici senza perdere quelli che sono però delle acquisizioni, delle abilità che l'uomo ha sviluppato nel corso degli anni, perché buttare via tutto? Ecco, ci sono delle cose che sono Che importanti. però Irene, cioè detto da me che non ho più 20 anni ma non ne ho 80, devo dirti che in questi ultimi 30 anni si è perso molto. Cioè mi ricordo quando Certo. noi scrivevamo i bigliettini, le letterine, si usava la carta da lettera, si andava a Certo. I scegliere. pizzini. Bravissimo. Adesso queste cose qua sono Ma abolite in toto perché con i sì, messaggini, con le mail, certo. con WhatsApp, con tutte queste robe. Anche i fidanzatini le letterine non se le No. scrivono più. Beh, intanto si utilizzano tantissimo gli emotion emoticon, come si chiamano?
le faccine, insomma, no? Che ci fanno perdere anche un po' la ricchezza del pensiero, della lingua. Allora, questa scarpina qua, ad esempio, è il primo esercizio che faccio fare ai bambini che arrivano in studio. Perché? Perché questi bimbi sono molto bravi nell'utilizzare appunto i dispositivi digitali, nei giochi virtuali, però poi non sono capaci di allacciarsi le scarpe. Il dramma è che molto spesso, siccome è un po' un impegno dover spiegare al bambino con pazienza come si fa il nodino, come si fa l'asola, eccetera, eccetera, soprattutto con i bambini che sono maldestri, allora andiamo a comprare al bambino le scarpe con il velcro e sostituiamo un po' il problema. E quindi questi bambini non si rendono autonomi, per cui come facciamo a farli scrivere bene se la scrittura comunque è un atto di motricità fine, forse più preciso che l'uomo impari a compiere nel corso della sua vita. Dobbiamo partire da questi esercizi qua banali. Lorena, senti, tu stai parlando di che bambini, di che età? No, in generale, ti sto parlando dei bambini di oggi. Cioè, da te vengono anche i grandicelli? Vengono anche adulti volendo, però sì, vengono bambini delle elementari, della scuola primaria, vengono anche ragazzini delle medie. Che non sanno fare il nodo alle scarpe. Assolutamente no, ma io guardo subito, di solito hanno sulla scarpa con il velcro, quindi questo è il primo esercizio. Magari non è che dobbiamo riuscire nella prima seduta a insegnargli tutto, però cominciamo comunque piano pianino a fare questo esercizio, di modo che insomma... dobbiamo partire da qua, non possiamo fare delle magie sulla scrittura se non abbiamo comunque colmato delle lacune che sono i prerequisiti per imparare a scrivere. Ecco. Senti, le reazioni che hai visto tu da parte dell'insegnante di religione e dei genitori quando si trovano il bambino tra virgolette disgrafico, come sono? C'è proprio molta confusione, perché adesso c'è tutto il tema delle certificazioni, nel senso che l'insegnante si ritrova magari molto spesso una certificazione davanti che dice il bambino è dispensato dall'utilizzo della scrittura, per cui non valutatelo sulla scrittura o utilizzo del computer. Quindi loro sono ovviamente un po' obbligate a dover seguire questa cosa. Il problema, se mi permetti, è un discorso proprio culturale e sociale che dobbiamo fare, perché in queste diagnosi, in queste certificazioni viene proprio detto, ok, il bambino ha difficoltà di scrittura, allora può utilizzare solo il carattere stampato o soltanto la tastiera, appunto il computer. Dimenticandoci, cioè dando praticamente per scontata la possibilità del recupero, che invece c'è e a volte è anche veloce, come a volte invece no, perché se ho un bambino che non ha mai manipolato, che è molto maldestro, che ha il polso così, che fa le lettere al contrario, che impugna male, è chiaro che dobbiamo fare un lavoro più lungo. Però la disgrafia è assolutamente risolvibile nella stragrande maggioranza dei casi, ripeto, perché se il bambino non collabora è ovvio che non possiamo costringerlo, però puntando sul gioco, sulla motivazione, tantissimo si può fare, per cui ecco, le insegnanti vanno aiutate appunto anche a comprendere qual è la difficoltà di quel bambino specifico, per cui si collabora nel dire allora stiamo lavorando sul fatto di rimpostare l'impugnatura, per esempio, lo controlli anche lei a scuola come fa, ecco, si cerca di collaborare per aiutare poi il bambino al caso specifico. Bene, ti è capitato di fare qualche progetto specifico nelle scuole? Assolutamente, sono degli anni, io adesso tengo i corsi di aggiornamento sia per le docenti e quindi porto avanti un metodo che si chiama metodo Primavera, che è stato inventato dalla dottoressa Susanna Primavera di Varese, che è la mia collega, una donna meravigliosa, che ha ideato questo metodo. Simpaticissimo, perché viene abbinato ad ogni segno un nome, per esempio goccia, mare, per far comprendere le direzioni al bambino, per cui il bambino arriva a scrivere in maniera simpatica, alla fine ti dice viva il corsivo, quello che il corsivo sembrerebbe difficile non lo è. E sto portando avanti questo metodo come altri, insomma, corsi. Qualche anno fa entravo anche nelle classi prime, oltre che nell'infanzia, mi ero inventata questa figura della fatta letterina, uscivo di casa già, certo, 18 classi prima, alla fine non lo faccio più, perché uscivo già, avrebbero potuto rinchiudermi, uscivo già in macchina vestita da fatina, questa fatta letterina che entrava nelle classi prime per insegnare questi trucchettini, insomma, devo dire che è stata una bella esperienza, insomma si va avanti a seminare un po' in questo. A me piace molto quello che hai detto sulla questione, che si può assolutamente risolvibile come certo. Problema. Va detto, va urlato sui tempi. La questione di certificazione secondo me ha preso una direzione, bisogna stare attenti. Sì. Ma questa è la mia opinione personale. Si sta sanitarizzando. Bravissima, non si può. Cioè nel giro di 20 anni è diventato tutto... In Italia abbiamo dei numeri incredibili che in altri stati non ci sono, quindi una domandina ce la dobbiamo porre. E quindi quello che stai facendo tu e quelle come te è assolutamente...
Io so che tu l'anno scorso hai fatto anche un libro, che è questo qui. È questo libro qui, ecco, per chi non l'avesse ancora visto, è questo, che io non l'ho letto, lo leggerò. Insieme al lavoro sull'impugnatura, leggi anche il libro così. Ecco, che però me lo farai da fatina, ogni tanto le ho da te perché farai ti bacchetterò che hai l'impugnatura scorretta. Senti, perché questo libro qui? Perché? Proprio per tutto quello che ci siamo detti adesso, per cercare di sensibilizzare in un modo sempre abbastanza, speriamo, simpatico. Intanto il libro l'ho scritto insieme al dottor Rescaldina, al dottor Giuseppe Rescaldina, con cui lavoro, e quindi abbiamo fatto questo tentativo di unire la grafologia con la psicologia, perché sono due discipline che a volte lottano contro, invece per il benessere dell'uomo, del bambino in particolare, dobbiamo trovare una sinergia tra discipline, e per cui abbiamo fatto questo tentativo di unire le nostre due competenze e raccontare quello che abbiamo fatto in questi anni, appunto, in questo senso. E oltre che citare appunto le tesi di neuroscienze, abbiamo anche scritto quelli che sono i vantaggi dell'utilizzo della scrittura corsiva, per cui il corsivo sviluppa la creatività, permette di sviluppare, accrescere il pensiero critico, per cui diciamo che il sottofondo di questo libro è un po' l'interrogativo di ma noi a che uomo vogliamo educare, a che uomo vogliamo formare, cioè i bambini di oggi gli stiamo dando gli strumenti, il diritto poi di sviluppare un pensiero autonomo, un pensiero critico, perché di fatto il carattere stampato è omologante, spersonalizzante, invece il corsivo è un tratto essenziale, unico dell'umano, e quindi il fatto di scrivere in corsivo, oltre a essere liberatorio e catartico proprio come gesto di per sé, permette proprio di esprimere noi stessi e diventare unici. Siamo già unici, però dare proprio, lasciare un segno di sé, anche perché noi ad esempio conosciamo dei personaggi storici grazie alle loro scritture, sappiamo chi sono. Un domani, se scriveremo tutti nel digitale, non lasceremo tracce di noi stessi. A me sembra molto triste questo, no? Almeno a me piace l'idea di poter lasciare un piccolo segno e insomma di rimanere persona, ecco, che poi forse è la cosa più importante. Senti Irene, chi scrive graficamente male? Chi scrive male come me? Quindi non come vuoi. C'è anche la ma poi è tutto soggettivo, perché uno anche magari il Bienati dice che sì, scrive male come graficamente. Secondo te, dalla tua esperienza, già si può capire uno che tipo di carattere ha, che personalità? Certo, allora bisogna capire se l'adulto scrive male perché ha una sorta di disgrafia, per cui non è nella condizione di poter scrivere bene proprio perché è affaticato da delle impostazioni scorrette, quindi non ha preso la scrittura, o se scrive male perché quella è la sua personalità, per cui per esempio chi non rispetta la forma della scrittura in maniera molto destrutturata, sto dicendoti, magari è una persona che è più proiettata nella sfera professionale, per esempio, per cui quelle scritture filiformi, scorrevoli, tipo quella dei dottori, per che riescono a tradurre solo le farmaciste. Solo loro. Cioè, che poi bisogna capire se è una scelta, perché tante volte si pensa che uno faccia apposta, no? Perché me lo chiedono sempre, ma perché i dottori? Non lo so, perché? Però un'ipotesi è questa, che corro veloce perché è più che la sfera affettiva e relazionale, per cui che mi dà un po' più la forma della zona media della scrittura, butto lì, sviluppo le aste e vado, no? Quindi la velocità mi porta più sulla sfera professionale. Oppure è anche un non mi faccio capire, perché potrebbe esserci, però non mi vogliono male i medici, magari è un discorso proprio di non mi voglio far capire perché tengo una certa distanza, magari proprio perché il mio ruolo è questo, insomma è una riflessione che ho fatto, magari mi sbaglio. Senti, come te avevo detto all'inizio della trasmissione, io anni fa avevo fatto un corsino di grafia. Okay. E di tra grafia l'altro o di grafologia? Domandona questo. Mi metti in difficoltà, non me lo ricordo. E comunque una delle robe che mi ricordo è che ci facevano fare la firma e in base su un foglio bianco, in base a dove ponevi la tua firma, con quant'era grande, dov'è, già usciva un po' qualcosa dalla tua personalità. Certo. Allora, diciamo che un grafologo serio non si azzarda mai a dirti due cose di fronte a una firma, no? Anche se è chiaro che l'occhio del grafologo vede delle cose. Quello che stai dicendo tu
È interessante perché come noi ci poniamo nel foglio, comunque significa come ci poniamo nell'ambiente, per cui di solito l'analisi grafologica funziona così, che alla persona viene chiesto di scrivere un testo libero, quindi non è importante più di tanto il contenuto perché è la traccia che andiamo a vedere, su un foglio bianco, proprio come questo, quindi A4, e poi di mettere anche la propria firma. Di solito è una scelta inconscia quella che abbiamo di posizionarci nello spazio, a seconda di come teniamo il margine superiore, di sinistra, di destra, di come gestiamo lo spazio, se ci piazziamo all'interno del foglio, al centro, sopra, sotto, la distanza tra righe, tra parole, il rapporto bianchi e neri ci dice moltissimo di come noi ci rapportiamo con l'altro. E tu da questo già qualcosa capisci? Siccome noi vogliamo capire bisogno, Dobbiamo fare un'altra io seduta solo non su mi ricordo questo. cosa avevo fatto la volta Minimo test, scorsa. due righe minimo e la firma, vedere cosa fa. in diretta. No, ho appena detto che ci vuole uno Ragazzi, qua stiamo studio. parlando di una Almeno professionista, se riesce, sei mica siamo qua. esco viva dallo Riesci studio. ad agganciare la Ma scarpina? ho già questa Sì, la scarpina sì, vedi, io a differenza dei bimbi metto solo le scarpe con le stringhe, perché se no le perdo, Comunque ok? l'ho già Quindi studiata, non ti preoccupare. il nodo lo so fare delle scarpe, capito? Sarebbe Noi grave. e il pubblico ci chiedevamo questo. Sì, il nodo ce la faccio. Poi per il resto non mi ricordo quell'esame lì che avevo fatto, dove avevo posto, Beh, però. poi passano gli anni e la scrittura dovrebbe evolversi. Se noi ci evolviamo, si evolve Dovrebbe, anche la scrittura, poi quello. è vero. Senti, Irene, progetti di adesso e progetti per il futuro? Allora, stiamo elaborando delle bellissime novità su Magenta, però aspetto a dirle, no, nel senso che ci stiamo muovendo molto sul fronte culturale, proprio perché comunque il libro ha avuto un ottimo riscontro e la sensibilità sul territorio anche a livello nazionale c'è. Abbiamo avuto veramente dei bei risultati, nel senso che abbiamo aiutato dei bambini soprattutto a risolvere i loro problemi, quindi è un po' una battaglia culturale che ci sta appassionando, per cui stiamo andando avanti e senz'altro ci saranno delle bellissime novità in campo proprio culturale, formativo, sul tema, anche ampliando e approfondendo. Senti, posso leggere questo che è Certo, l'ultima devi. pagina del libro? Assolutamente. Che dice: il corsivo accende l'intelligenza, favorisce lo sviluppo neurologico, stimola l'attenzione e la concentrazione, potenzia la memorizzazione dei concetti, incrementa la capacità di lettura e di calcolo, accresce il pensiero critico, migliora l'apprendimento, incentiva la motivazione allo studio. Permette l'espressione di sé incoraggiando l'originalità e la creatività, affina la capacità comunicativa e relazionale, eleva l'autostima e la fiducia in se stessi, rende sicuri, liberi e autonomi. Mi sembra tanta roba, mi sembra. Direi proprio di sì. È uno Va bene. strumento come quello della scrittura che non è solo gesto grafico, ma veramente c'è dietro tutto un discorso molto più profondo, importantissimo, quindi è importante dirlo, non facciamo scrivere in corsivo solo perché ci piace la bella scrittura, no, anche perché poi il bambino, quando diventerà più grandino, dovrà personalizzare la sua scrittura e esprimere se stesso, quindi va benissimo se poi me la cambia, e anche se diventa illeggibile, perché vuol dire che la sua personalità è quello, però bisogna dargli le basi per sviluppare il pensiero. Va bene, bene. Senti, puntata molto interessante, ci hai fatto scoprire veramente una materia, è molto di più di quello che potevamo sospettare. Magari ci saranno anche altri sviluppi in base anche ai progetti che farai. Assolutamente. Per quanto ci riguarda, noi ti ringraziamo, Grazie a voi ok? moltissimo. Grazie Irene Grazie. Bertoglio e per quanto ci riguarda, ci vediamo settimana prossima, stesso posto, stessa ora. Ciao a tutti. Ciao.